Ciao ragazzi, bentornati. Siamo arrivati al terzo capitolo di questo nostro viaggio nella storia della Prima Guerra Mondiale. Oggi vediamo l'entrata in guerra dell'Italia. Prima di partire vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A voi costa poco, ma per me è importantissimo. L'Italia entra in guerra nel maggio del 1915, schierandosi a fianco dell'Intesa e contro l'impero austro-ungarico, fino ad allora suo alleato. Una scelta sofferta e contrastata, sulla quale classe politica e opinione pubblica si spaccano letteralmente in due fronti contrapposti. Il 2 agosto 1914, quando scoppia la guerra, il governo presieduto da Antonio Salandra dichiara la neutralità dell'Italia. Questa decisione è influenzata dal carattere difensivo della Triplice Alleanza, infatti l'Austria non era stata attaccata, né ha consultato l'Italia prima di intraprendere l'azione contro la Serbia, decisione che peraltro trova concorde in un primo momento tutte le forze politiche. Tuttavia, poco a poco, in alcuni settori politici si fa strada l'idea di una eventuale possibile guerra contro l'Austria, che consentirebbe all'Italia di portare a termine il processo risorgimentale, riunendo alla patria Trento e Trieste. Portavoci di questa linea interventista sono prima fra tutti gruppi e partiti della sinistra democratica, i repubblicani, i radicali e i social riformisti di Bissolati, fortemente legati alla Francia, le associazioni irredentiste ed esponenti delle frange estremiste ed anarchiche del movimento operaio, convertitisi alla causa della guerra rivoluzionaria. Una guerra destinata non solo a rovesciare gli assetti internazionali, ma anche gli equilibri sociali all'interno dei paesi coinvolti. E nell'opposto versante dello schieramento politico, favorevoli all'intervento sono i nazionalisti, affinché l'Italia possa affermare la sua vocazione di potenza imperialista. I gruppi liberal-conservatori invece sono più prudenti nell'appoggiare un'eventuale entrata in guerra. Gruppi rappresentati da uomini come Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera, o dal già citato presidente del Consiglio, Antonio Salandra. Salandra teme che non partecipare a un conflitto nel quale si decidono le sorti dell'Europa potrebbe compromettere la posizione internazionale dell'Italia e il prestigio stesso della monarchia. Viceversa, una guerra vittoriosa rafforzerebbe notevolmente le istituzioni, dando anche maggiore solidità al governo. Tuttavia l'ala più consistente dello schieramento liberale, che fa capo a Giovanni Giolitti, è però schierata su una linea neutralista. Giolitti, infatti, pur non essendo contrario all'intervento, intuisce che il conflitto sarà lungo e logorante e ritiene che il paese non sia assolutamente pronto ad affrontarlo. Inoltre è convinto che l'Italia potrebbe ottenere dagli imperi centrali, in cambio della sua neutralità, buona parte di quei territori che rivendicava. Decisamente ostile all'intervento è invece il mondo cattolico. Benedetto XV assume un atteggiamento decisamente pacifista, influenzato anche dal fatto che la guerra potrebbe vedere l'Italia schierata a fianco della Francia repubblicana ed anticlericale contro la cattolica Austria-Ungheria. Molto netta invece la posizione del PSI e della CGL, una posizione di ferma condanna della guerra, che contrasta con la scelta patriottica dei maggiori partiti socialisti europei, ma che rispecchia tuttavia il pacifismo delle masse operaie e contadine. L'unica defezione importante è quella del direttore dell'Avanti, Benito Mussolini, che dopo aver condotto sul suo giornale una vigorosa campagna a favore della neutralità, all'improvviso si schiera invece a favore dell'intervento. Si dimette dall'Avanti e viene espulso dal partito, fondando nel novembre del 1914 un nuovo giornale, Il Popolo d'Italia, sul quale naturalmente condurrà una campagna questa volta a favore dell'intervento in guerra. Per cui, come abbiamo visto, anche il fronte interventista è molto eterogeneo. Però la differenza è che è accomunato da un unico obiettivo, ovvero la guerra contro l'Austria, oltre che l'avversione per la dittatura giolittiana. Per molti intellettuali e politici, infatti, la guerra deve anche segnare la fine del giolittismo e l'inizio di un radicale rinnovamento della politica italiana. Inoltre, le minoranze interventiste dimostrano una grande capacità di mobilitazione e nei momenti decisivi si impadroniscono delle piazze, riuscendo così a imporre l'immagine di se stesse come rappresentanti del paese, in contrapposizione a chi? Al Parlamento giolittiano, considerato corrotto e incapace. Non bisogna nemmeno dimenticare che il partito della guerra può contare sui settori più giovani e dinamici della società, che più contribuiscono del resto a formare l'opinione pubblica. Sono interventisti soprattutto gli studenti, gli impiegati,
gli insegnanti, la piccola e media borghesia colta, più sensibile ai valori patriottici. Sono interventisti, con alcune eccezioni tra cui Benedetto Croce, la maggior parte degli intellettuali di prestigio, da Giovanni Gentile a Luigi Einaudi, fino naturalmente a Gabriele D'Annunzio, che ha un ruolo di rilievo nelle manifestazioni di piazza a favore dell'intervento. Ma sotto sotto, quello che decide davvero lo scontro tra neutralisti e interventisti sono le azioni del ministro degli esteri, del capo del governo e del re. Fin dall'autunno del 1914, dopo il fallimento del piano di guerra tedesco, Salandre e Sonnino, ministro degli esteri, allacciano contatti segreti con l'Intesa, pur continuando a trattare con gli imperi centrali, per ottenere, come abbiamo visto, qualche compenso territoriale in cambio della propria neutralità. E infine questi due decidono, col solo appoggio del re e senza informare né il Parlamento né gli altri membri del governo, di accettare le proposte dell'Intesa, firmando il 26 aprile 1915 il Patto di Londra con Inghilterra, Francia e Russia. In caso di vittoria, l'Italia avrebbe ottenuto il Trentino, il Sud Tirolo fino al confine naturale col Brennero, la Venezia Giulia e l'intera penisola istriana, con l'esclusione della città di Fiume. A questo punto resta solamente una cosa da superare: la prevedibile opposizione della maggioranza neutralista della Camera, che ha il compito di ratificare il trattato. Ai primi di maggio Giolitti, che non è ancora al corrente del patto di Londra, si pronuncia a favore della continuazione delle trattative con l'Austria e ottiene l'appoggio di 300 deputati, inducendo così Salandra alle dimissioni. Ma la volontà neutralista del Parlamento viene scavalcata, sia dalla decisione del re che respinge le dimissioni di Salandra, sia dalle manifestazioni che in quei giorni di maggio si fanno imponenti e minacciose. E così, il 20 maggio 1915, la Camera è costretta a scegliere tra l'adesione alla guerra e un voto contrario che sconfesserebbe il governo, aprendo di fatto una crisi istituzionale. E così vengono concessi pieni poteri al governo, che la sera del 23 maggio dichiara guerra all'Austria. I socialisti disorientati non riescono a organizzare un'opposizione e devono accontentarsi di continuare a ribadire la loro netta opposizione alla guerra. La crisi dell'intervento lascia un segno profondo nella vita politica italiana, dimostrando alcune cose: che larga parte delle masse popolari rimane estranea ai valori patriottici, che la mediazione parlamentare non controlla più i fenomeni politici e che nuovi metodi di lotta possono sovrastare quelli classici di uno Stato liberale. Bene ragazzi, questo terzo capitolo si conclude qua, spero che sia stato interessante. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video, e a me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento al prossimo capitolo. Ciao a tutti!